È la domenica del primo derby stagionale per il campionato di Serie D al Cicino Micale, Orlandina Tiger. Ed eccole qua le due formazioni con la nostra prima telecamera a bordo campo Gino Trovato, telecamera centrale di Antonio Franchina. Subito le formazioni: Santino Bendimia manda in campo da Alessandro Ferrante Falanca, da Rigo Claudio Perricone, De Cristofolo, Biga Badan, Calabrese, Isgro e Aloe. Risponde l'Orlandina targata Antonio Alacqua, Pandolfo Davita, Chi, Pallone Matinella, Raveduto, Michigan, Campagna, Lima, Di Gregorio, Mauel. Arbitri del signor Giorgio Minafra di Roma, Giuseppe Caio di Agrigento, Mirko Cino di Enna, i suoi due collaboratori. Si parte subito, eccolo qua, la grinta e i pensieri di Antonio Alacqua, relegato fuori dal rettangolo di gioco per una squalifica della scorsa stagione, mentre in panca Santino Bellinvia nella Tiger. Per l'Orlandina c'è il professore Princiotta. Osservano i 22 in campo, è in campo, eccolo qua, la prima azione per la Tiger, il calcio d'angolo di Sgro, Ferrante di testa alto sulla traversa. I tifosi della Tiger ci credono, la formazione prolese giunge al Micale forte di 7 punti in classifica di una vittoria la scorsa settimana con il Noto. Risponde l'Orlandina con questa ripartenza, c'è Mincica sulla fascia, non c'è fuorigioco, Mincica, il ritorno di Codio, riesce a recuperare la palla su D'Alessandro. Poi è Simone D'Arrigo da fuori aria, palla telefonata per Pandolfo, ci riprova D'Arrigo, il centrocampista su palla inattiva, eccolo qua, palla che finisce di poco sul 7, Pandolfo invece becca il palo, per lui saranno necessarie le cure mediche, ma poi riprenderà il suo posto tra i pali. E ritorniamo con le azioni in campo. Antonio Sgro, l'unico a darsi una mossa lì sulla fascia, il traversone, la acrobazia di Calabrese, salvataggio sulla linea per Davì, poi mucchio selvaggio e riesce alla fine Pandolfo a recuperare. Rivediamo prodezza di Antonio Sgro e anche di Calabrese, ma non basta perché c'è Davì sulla linea bianca e poi Pandolfo che recupera, come vedete con le immagini. Siamo quasi in chiusura di tempo, c'è un fallo, lo vedremo meglio con il bordo campo. Il direttore di gara Minafra di Roma darà il giallo solo per Calabrese. Andiamo a vedere il fallo di Calabrese, c'è, è netto su Campagna, eccolo qua, il primo recupero di Isgro, poi il fallo, il tocco di Calabrese e c'è la risposta di Campagna. Ci vorrebbe per ambedue il giallo, il direttore di gara sanziona solo il primo, è un giallo pesantissimo questo per la Tiger, perché poco dopo un'ingenuità di Calabrese, palla con la mano netta, fa finta di prendere con la testa, con la mano netta, ed è giustamente secondo giallo ed espulsione per l'attaccante che fa un'ingenuità grossolana. Lascia i suoi in 10 in chiusura di tempo, Tiger in 10, l'Orlandina in superiorità numerica. Inizia bene la ripresa la formazione di Capodorlando con questa azione manovrata sulla fascia, dentro per Mauel e poi arriva di gran carriera Lima, Marco Lima, esordio per lui al Cicino Micale, esordio con il gol. Orlandina 1 Tiger 0 ed è la sorpresa di questo inizio di ripresa. Rivediamo Mauel dalla linea di fondo per Lima, gioco da ragazzi, mettere dentro tutto solo al limite dell'area piccola. Orlandina 1 Tiger 0, non ci sta la formazione di Bellinvia, gran bel traversone questo di Sgro, poi c'è la testa di Frittitta sulla traversa, non cambia, ci prova ancora su punizione la formazione brolese, in questo caso con dissenso, è bravo Pandolfo a mandare in fallo laterale, pensieroso, molto pensieroso Santino Bellinvia, scruta i suoi da bordo campo, lo stesso fa Ignazio Princiotta e tra poco vedremo anche l'allenatore Antonio Alacqua. Intanto vediamo subito questa ripartenza dell'Orlandina su un errore ancora grossolano della Tiger, ripartenza con Mincica sull'esterno, il pallone poi dentro con Guerriero che mette la palla del 2-0, siamo oltre il 45esimo, l'Orlandina raddoppia, una punizione severa per la Tiger e Antonio Alacqua attende il passare dei minuti così
ancora incitando i suoi, sicuramente un esordio come non poteva essere migliore per il tecnico di Spadafora. Ancora una palla persa per la Tiger, siamo quasi al 95esimo. Dai là alla ripartenza, ancora lui Marco Lima, alla fine uno dei migliori, il giovane classe 95, il traversone che viene subito prontamente rimandato lontano, ma Lorandino è ormai padrona di questi ultimi minuti del match e c'è l'autorrete sul traversone di Raveduto, l'autorrete di Frittitta che mette così la firma sul 3-0 della giornata, una derby che sicuramente in pochi avrebbero scommesso per tale risultato finale, un derby pesantissimo per la Tiger che ha giocato quasi il secondo tempo in inferiorità numerica, poi è stato espulso nell'Orlandina per doppia ammonizione anche Campagna al 36esimo. Alla fine la soddisfazione di Antonio Alacqua, è lui il vero vincitore di Orlandina Tiger che finisce con il risultato, un risultato a sorpresa di 3-0.